Matteo Salvini, siamo appena usciti da San Vittore. Situazione davvero strana. Ma bomba orologeria. Io sento tanti che parlano di prevenzione del terrorismo, prevenzione del terrorismo. In Italia ci sono meno di 40.000 uomini della polizia penitenziaria, più di 50.000 detenuti, i due terzi dei quali stranieri, molti magrebini, quasi tutti islamici. E ci sono turni durante il giorno in cui un agente controlla 150 persone. Quindi sono bombe a orologeria dove se ci fossero 10 malintenzionati che domani decidono di fare la guerra, finisce malissimo. Quindi ci tengo a lanciare l'allarme prima che accada qualcosa, prima che qualcuno mi dica dello sciacallo, del gufo, del menagramo. Le carceri italiane sono delle bombe a orologeria, dove la prevenzione antiterrorismo islamico è assolutamente impossibile da fare. Tanto la soluzione in questi anni non è stata creare nuove carceri, ma addirittura mandare fuori tutti. Ma qua faremo un'interrogazione parlamentare, perché del piano carceri che aveva stanziato 462 milioni di euro se ne sono spesi pochi più di 50, quindi il 10%. Dove sono finiti gli altri soldi? Ci sono 40 strutture cominciate e mai finite. Alcune di quelle finite hanno l'acqua dentro, come Modena, quindi evidentemente lavori svolti anche male, c'è un contratto fermo da 6 anni, ci sono problemi di alloggi con bagni comuni per 10 persone, camerate con 3 persone in mezzo, automobili con 400.000 chilometri, quindi c'è tanto da fare. E soprattutto la richiesta che i detenuti stranieri scontino la pena a casa loro viene da tutti gli uomini della polizia penitenziaria, perché non si capisce più niente. Tanto non capiscono neppure quando parlano, ci saranno gente che non parla italiano, parla solo arabo. Sì, a stasera a San Vittore i 2/3 dei detenuti sono stranieri, la maggior parte dei quali magrebini, nordafricani, marocchini, tunisini, Est Europa, Albania, Romania. Non ci sono interpreti, non ci sono mediatori culturali. In questo momento a San Vittore c'è un agente che controlla 2 piani, quindi 150 persone. Ditemi voi come fa a intuire se fra queste 150 persone non ce ne sono 5, 10, 20, 30 che stanno preparando qualcosa. Lei ha paura del terrorismo che arrivi anche qua in Italia? No, io non ho paura dei terroristi, ho paura degli italiani, dei pochi italiani complici e vigliacchi, ad esempio. Risolvono i problemi del sovraffollamento delle carceri facendo uscire 20.000 persone, che tolgono i nostri simboli dalle scuole. Io ho paura di questi. Poi il terrorismo l'abbiamo sconfitto e lo sconfiggeremo. Per quanto riguarda la polizia penitenziaria c'è poco da fare, c'è da assumere, perché sono troppo pochi. Già fanno un lavoro incredibile, visti i numeri, però, ripeto, non aspettiamo il disastro per intervenire. Ecco, parliamo invece di una domanda che ha fatto oggi la Lega Nord in Regione Lombardia, del perché non si regolarizzi, no, perché la legge sul velo non venga realizzata in Italia. La legge c'è, lo ricordava anche il procuratore di Venezia Nordio, che venga fatta applicare dalle istituzioni locali. Questa non è integrazione, si va in giro a volto scoperto, punto. Se io vado in moschea mi tolgo le scarpe perché mi chiedono di far così e io rispetto il paese che mi ospita. Chi arriva in Italia va in giro a volto scoperto, la si applichi, anzi segnaleremo tutte le realtà locali che non la applicano. Tanto è una legge che c'è da oltre 20 anni, la legge sul terrorismo, perché non si fa applicare secondo lei? Per vigliaccheria, per malinteso senso di integrazione, perché si ha paura, qua non è un momento in cui avere paura. E tra l'altro è un momento di feste natalizie, ma non in tutte le scuole a quanto pare. Questa è follia, io rimuoverei tutti quegli insegnanti e i presidi che rimuovono Santa Lucia, Gesù Bambino, i canti, la festa, i cori, i profumi e le musiche, che sono uno spettacolo per i bimbi di tutte le razze e di tutte le religioni, non solo per i cristiani, non solo per i cattolici. Natale è sempre stata una festa di tutti, se qualcuno toglie Natale dalle scuole fa un pessimo servizio. A lei chi li portava i regali? Santa Lucia, Babbo Natale o Gesù Bambino? Babbo Natale e Gesù Bambino, metà per uno, a Milano funziona così. È vero, è vero, è vero.